the street from your heart. Keep us so near while apart. Questa registrazione la effettuiamo oggi, 4 aprile 1993, in casa di Luciano Giovannetti, grande amico mio. Io sono Ivano Trao e questo nastro io lo dedico a lui in maniera particolare. C'è da notare bene una cosa: il sottoscritto non fa nastri a nessuno, solo per Luciano, perché è un grande amico. Quindi partiamo con un temporale. Thank you.
questa rinfrescata. Luciano è qui tutto fragile, con l'ombrello aperto tutto, qui si è messo paura, i tuoni, i fulmini, i lampi, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso vorrei fare l'imitazione, che come la faccio io è bella, solo come la faccio io, perché è l'imitazione di un bombardamento. Quindi adesso sentirete alzarsi in volo un gruppo di elicotteri. Questi elicotteri in volo incontreranno dei bombardieri, ci sarà bombardamento, duello aereo, contraerea, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi adesso questa meravigliosa sala da pranzo diventerà un eliporto da dove si alzeranno questi elicotteri. Dopo aver scatenato questa guerra qui in casa di Luciano, Luciano è ancora più spaventato di prima, facciamo partire l'imitazione che mi ha permesso di vincere l'Oscar europeo per gli effetti sonori, ed è l'imitazione di un treno, un vecchio treno a vapore, di quelli che andavano veramente caricati a carbone, a carbonella, e facevano ciuff, ciuff, ciuff. Allora, signori, chiunque voi siate che state ascoltando questo nastro, per un attimo vi chiedo di chiudere gli occhi. Immaginate di essere su un treno, alla macchina ci sono io, Ivano Trau, il capostazione lo farà Luciano, che in questo momento ci fa segno che il treno è pronto e che possiamo partire. Signori, in carrozza che si parte. Thank you.
Avete chiuso gli occhi? Vi è sembrato di viaggiare? Bene, io mi auguro che abbiate fatto buon viaggio. Saluto Luciano, caramente, gli voglio bene, è un amico, è un fratello, è un vero caparoscia, come dice lui, ma da un buon rumorista io me ne vado così, a cavallo. Arrivederci a tutti, ciao.